E quindi praticamente il passato del movimento studentesco non è assolutamente un passato violento. No, ma io sono stato nel movimento studentesco, ma certo che ci sono stato. Ne sono anche orgoglioso di esserci stato, secondo me, voglio dire, io ho quasi 60 anni, ma insomma riconosco bene il modo di pensare di gente che in quel periodo lì faceva parte di questo grande movimento di cultura e di pensiero, da chi invece in quel momento lì coltivava l'intimismo, insomma è un modo di pensare un po' diverso, di cui io non ho niente da rinnegare. Ci sono stato, ci ho creduto, credo sostanzialmente in un principio, che gli esseri umani siano uguali in dignità e diritti. Questo non è una cosa, come dire, filoterrorista, rivoluzionaria, guevarista, è l'articolo 1 della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani firmata nel 1948 da tutti gli stati di questo mondo, insomma. Quindi il guaio è che anche questo ormai sembra essere diventato una cosa di cui vergognarsi. Però ti voglio fare una domanda invece che molti tuoi detrattori, io frequento alcuni forum in internet, e quando si parla per esempio di Gino Strada, io ho letto che molte volte si fa questa domanda, però Gino Strada è contro la guerra, è contro gli interventi anche i cosiddetti quelli per esportare la democrazia, di cui abbiamo visto quale democrazia è stata esportata, e però voglio dire, se per esempio tornassimo indietro e a poche centinaia di chilometri da Riccione, dove i bagnanti passavano le ferie, c'erano in atto come si chiama, la cosa etnica in Kosovo, la pulizia etnica in Kosovo, e sotto gli occhi di tutta Europa, ma diciamo anche quasi nel cuore dell'Europa, e da pacifista, tu, secondo il tuo punto di vista, quali interventi si potrebbero fare per dismettere azioni cruente di questo genere? Come si può intervenire da parte delle organizzazioni internazionali, dall'ONU, dall'Europa stessa? Cosa si può fare? Insomma, il modo di porre questi problemi è spesso viziato, no? Cioè, come dire, il problema di solito viene posto in questo modo. Prima si disegna uno scenario catastrofico, no? Se fossimo qui ci stanno sgozzando i bambini a centinaia ogni ora sotto il naso, eccetera, eccetera, eccetera. E tu sei a 6.000 km di distanza, adesso cosa fai? Cacchio, non è mica semplice rispondere. Qualcuno c'ha una soluzione? Cioè, sì, no, certamente. Tra l'altro, le soluzioni messe in atto finora, cioè quelle di, come c'è una crisi internazionale, pensare subito allora quanti uomini mandiamo, chi li manda, eccetera, eccetera, quanti blindati, tutte queste non hanno funzionato, almeno questo cominciamo ad ammetterlo. In secondo luogo, io penso che il ricorso alla violenza, se si pensa davvero al contenuto della violenza, che poi vuol dire andare a ammazzare persone, a sparargli in faccia, a mutilarle, a sfigurarle o a farle morire di fame, poi ci sono tanti modi, no? A me tutta questa cosa, sinceramente, come essere umano ripugna, per cui io penso che tutti quanti dovremmo metterci di busto buono a cercare un modo di venire fuori, anziché continuare a praticare questo dicendo che tutto il resto è utopia. L'utopia, bisogna smettere insomma, di pensare che debba restare un sogno, bisogna farla diventare un progetto. E il progetto, secondo me, più interessante che la specie umana può intraprendere all'inizio del terzo millennio è esattamente questo: come si abolisce, come si elimina la guerra, visto che siamo l'ultima specie a praticarla. Ma probabilmente sai perché? Perché quando si parla di genocidi, di catastrofi, di tutte queste cose, alla fine di tutto il panagiro c'è sempre una delle due controparti, perché poi le controparti sono due, massimo tre, nello scacchiere internazionale, quelle che contano, quelle che possono fare qualche cosa, c'è sempre, e non si capisce mai, non ho mai capito, io da quando sono in vita non ho mai capito perché c'è sempre una controparte che prende la parte comunque anche di quello cattivo. E per cui blinda a priori qualsiasi processo di pace, per cui anche gli strategici alla fine delle guerre sono sempre dovuti al fatto di una spartizione di potere a livello di scacchiere internazionale. Adesso che la Russia si sta riarmando, tra le altre cose, ritorniamo un po' al periodo della guerra fredda, per cui se da una parte Milosevic faceva la pulizia etnica, dall'altra c'era la Russia che difendeva in parte Milosevic, per cui abbiamo sempre comunque... L'America protegge l'Arabia Saudita. L'Arabia Saudita è un paese che fa delle decapitazioni nelle piazze, cioè pochi lo sanno, fa delle lapidazioni.
pubbliche, non c'è democrazia in Arabia Saudita, allora perché non esportare la democrazia anche in Arabia Saudita? I talebani. Ma è appunto, perché non esportare? Allora cosa succede? Succede che una delle controparti sta sempre dalla parte sbagliata e fin quando avremo queste controparti, queste due grandi controparti, e ci schiereremo anche noi per una delle due grandi controparti, probabilmente alimentiamo anche noi il fatto che comunque certe pulizie etniche, certi conflitti nascono perché devono nascere, e quindi il problema sta perché nascono. O non come si risolvono, perché quando sono ormai in corso i morti sono morti, o no? Io sono convinto, ripeto, trovo che quel documento, che è la Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, come in fondo anche lo Statuto dell'ONU, siano dei documenti che pur, come dire, documenti di compromesso, insomma, tra le potenze vincitrici del momento, però esprimono, come dire, dei valori. Allora, siccome leggo in quei documenti che l'uguaglianza in dignità e diritti costituisce il fondamento della pace, io penso che quella uguaglianza debba essere raggiunta, e poi vediamo quali effetti questa cosa avrà avuto. Io credo che se dovessimo raggiungere quell'uguaglianza ci ritroveremmo stranamente, sorprendentemente, con un mondo sostanzialmente in pace, o molto meno bellicoso, molto meno militarista, molto meno aggressivo, molto meno violento di quello attuale. Di questo io sono assolutamente convinto. Silvia? Perché mi chiedo, sì, perché, cioè, mi ha colpito molto questo fatto di abbiamo parlato con i talebani, ma allora io dico, se voi riuscite a parlare con i talebani, ma perché non ci riescono anche gli altri? Cioè, perché non ci riesce, c'è la politica ufficiale, perché non ci riesce la... interesse. Ma non ha nessun interesse, voglio dire, di tutti i politici italiani, uno solo ha incontrato una volta un ministro talebano per mezz'ora, perché l'incontro gliel'avevo organizzato io e l'ho accompagnato anche a Kabul, parlo dell'anno 2000, quindi prima, insomma, della famosa tragedia che secondo qualche demente è quella che ha cambiato il mondo, in tempi, diciamo, non sospetti. Ecco, un solo politico ha parlato 15 minuti con un ministro talebano, per il resto nessuno ci ha parlato, non si conosce neanche, non sa neanche dove andarli a contattare, ma non solo come i talebani, voglio dire, in Afghanistan in quei tempi c'era una guerra tra i talebani e il comandante Massoud, ricordo di aver chiesto alla Farnesina, ma voi che rapporti avete con Pasha Massoud? E mi hanno risposto che era un araba fenice, che nessuno sapeva dove viveva, come contattarlo, insomma, l'hanno descritto un po' come un corsaro nero, ecco, a che gliel'ho chiamato sul cellulare entro 10 minuti, insomma. Voglio dire, questo è veramente incredibile. È un problema di scelta. È un problema di scelta. Sì. L'opinione pubblica, il mostro, si preferisce tenerlo mostro. Quando si comincia a parlarci insieme, magari ci si accorge che poi non è poi più mostro di altri, insomma, no? Ma perché non c'è una, cioè, da parte dell'opinione pubblica non c'è neanche una, perché ci stanno prendendo in giro in questo modo, cioè. Se lei riesce a parlare col nemico, tra virgolette, perché non vogliono riuscirci? Adesso vorrebbero di nuovo imporci la prossima guerra preventiva che è all'angolo. Certo, ma sì. E con il pretesto che non si riesce a parlare con il nemico, in realtà non è così. Ma insomma, io adesso vi sto parlando da Venezia, per esempio, no? Qui vicino a casa mia, a Venezia, ci sono delle statue dei Mori di gente che commerciava con l'Islam e discuteva con l'Islam all'inizio del 300. Ora, com'è possibile che 800 anni dopo noi non sappiamo ancora assolutamente niente di quel mondo, cioè noi, i nostri politici, intendo dire? Da che si sta le loro dichiarazioni, ne abbiamo sentite di ogni, abbiamo sentito di navi italiane al largo delle coste afghane. Cioè io ho sentito delle cose inaudite, ho sentito dire in televisione da esponenti dell'attuale maggioranza che i talebani sono quelli che hanno scacciato i russi dall'Afghanistan. Cioè, qui qual è il problema? Mancanza delle nostre scuole elementari, medie, università, o è un problema personale? Non lo so, cioè, io faccio il medico, però mi pare che il problema ci sia, ecco.